I bambini sono il nostro futuro, il nostro avvenire, ma i bambini possono dirci anche molto sulla cultura del nostro popolo. Dopo la sigla. Vi sarà capitato anche a voi di ritrovarvi a suonare in un contesto che è pieno di bambini. E mi piace dare un'occhiata ai bambini, soprattutto perché tutto quello che fanno non è colpa loro, ma è sostanzialmente in base al contesto dove vivono e quindi dipende dai loro genitori e dalla loro educazione. Ecco perché notare alcuni elementi che si verificano quando ti trovi a confrontarti con i bambini può essere molto interessante e anche divertente. Primo caso di questa nostra speciale classifica è quello che si tappa le orecchie. Come ti vede, come sente un po' di musica, è inspiegabilmente sempre troppo alta e non farà che guardarti male tutto il tempo, qualsiasi cosa tu faccia. Attenzione, quello sarà uno che poi a 40 anni ti manda i carabinieri se sente la musica alle 10 la sera. Diffidare. Partiamo dai casi peggiori. Quello che conosce una canzone, che puntualmente è quella che si sente continuamente giorno e notte dappertutto, te la chiede appena ti vede, se non l'hai messa te la chiede dopo 4 minuti e lì sai che in qualche modo devi accontentarlo. Però attenzione, perché potrebbe tornare a chiedertela dopo altri 20 minuti perché è abituata a sentirla continuamente. E lì purtroppo non ti resta che guardare male il genitore che così lo ha abituato e sperare che l'agonia finisca il prima possibile. Andiamo adesso invece ai casi quelli più positivi, quelli più divertenti e più interessanti. Quello che ti guarda incuriosito, magari ha 4 o 5 anni, non sa cosa sono le cuffie, vede tutti quegli aggeggi, i colori, allora inizialmente ti osserva. Poi si avvicina e cerca di fare capolino sulla tua console. Dopo un po', se te magari gli sorridi, lo fai avvicinare, inizia anche a spiegare quelle due o tre cosine, insomma insieme ci passa il tempo. E lì puoi sperare che sia un futuro DJ, uno di noi. Un altro di quei casi di bambini piccoli che mi fanno molto piacere sono quelli che ballano. Quelli che ballano qualsiasi cosa. Come sentono musica, per loro è festa. E si mettono lì nel mezzo, ballano e magari i genitori, i nonni, chiunque sono lì intorno lo guardano e battono le mani. Certe volte succede anche con la musica, quella bella, quella che piace a me. E è ancora più una soddisfazione. Vuoi vedere che magari sono questi che ti lanciano la serata. Ultimo caso di questa nostra speciale graduatoria dei bambini alle serate, il mio preferito. Quello che ti viene a fare una richiesta, che si vede che in casa ascolta roba buona. Scusi, mi può mettere Pink Floyd o i Depeche Mode? Che sentito su un bambino di 4-5 anni ti fa veramente ben sperare sul futuro. E non magari soltanto la roba degli anni passati, anche le cose di ora, quelle più particolari. E lì non mi resta che fare complimenti ai genitori, fargli un bel sorriso. E sono questi che ci danno forza di andare avanti, di continuare nel nostro lavoro. Continua a seguire tutti i video di Essere DJ Oggi, sia su Facebook che su YouTube, e per qualsiasi altro commento sui bambini belli o brutti che ci seguono nelle serate, non ti resta che scrivere qui sotto. A presto!